Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Xetigaita. Quest'oggi siamo qui in un nuovo video setup. In questo caso sono da solo, sì, ancora da solo, perché con le situazioni che stanno correndo in questo momento non è il massimo fare video senza mascherina, in un ambiente chiuso. Diciamo, per adesso ci sono io. In questo caso questo video è un video setup in cui andrò a fare un terrario, per la precisione un paludario, per degli esemplari di Littoria cerulea maschio. In questo caso all'interno del paludario andranno 2-4 esemplari di Littoria cerulea. Inizieremo con 2 e poi ne arriveranno altri 2. Mi è stata data la possibilità di fare questo terrario da un ragazzo che si chiama Gabriele. Vi lascio qui il tag per Instagram e comunque il link Instagram in descrizione. E niente, andatelo a seguire. Comunque grazie a Gabriele sono riuscito a avere la possibilità di fare questo terrario e quindi lo ringrazio tantissimo. Comunque mi è stato commissionato da lui. Come terrario, come struttura, ho utilizzato un terrario della Creas da 90 di lunghezza per 55 di altezza per 45 di profondità. Questo è, diciamo, un terrario adatto per Littoria cerulea, anche se in realtà molti consigliano terrari sviluppati in altezza, non in lunghezza, però comunque in realtà essendo alto 60 cm praticamente e essendo lungo 90 cm per una coppia, un trio di Littoria cerulea può andare anche bene. Vi lascio alla descrizione e al procedimento con il quale è stato creato questo bellissimo terrario. Non vi lascerò l'immagine qui, ovviamente poi le vedrete più avanti. Vi ricordo che comunque se avete bisogno di un terrario naturalistico o terrari allestiti in generale, ad esempio come questo terrario qui o come ad esempio quello della Morelia eccetera, potete scrivere nei commenti o su Instagram e comunque io andrò a crearvi il vostro terrario naturalistico a vostra scelta, a vostra richiesta, come lo preferite. Niente, quindi vi lascio al video e andiamo con la intro. Ciao. Prima cosa, come al solito indispensabile, è fissare col silicone le varie fessure, i vari spigoli del terrario, visto che abbiamo utilizzato in questo caso un usato e quindi abbiamo voluto comunque prendere delle precauzioni in più per non avere delle perdite d'acqua. Quindi una volta fatto questo ho fatto la prova dell'acqua, quindi ho inserito l'acqua all'interno del terrario. Devo dire che alla fine hanno tenuto bene tutte le siliconature che ho fatto e quindi ho voluto, diciamo, togliere l'acqua e iniziare con l'allestimento vero e proprio del terrario, iniziando a mettere la struttura principale, a costruire la struttura principale. In questo caso ho voluto utilizzare delle rocce di fiume prese comunque dalla natura, ovviamente sterilizzate, ma comunque sono delle rocce naturali. Per quanto riguarda i filtri, ne ho messi 2 interni. Il primo è questo qui, è una fontanella della Tetra chiamata Easy Crystal da 250 litri. Gli elementi sono gli stessi di quello della Galiclis. In questo abbiamo messo cannolucchi, lana di perlon e spugna nera. La struttura vera e propria del paludario è ovviamente in schiuma espansa o poliuretano. Con questo ho attaccato tutte le varie rocce che non si sono scollate proprio per nulla dal pavimento. Ovviamente tutta la struttura è stata intagliata in modo naturalistico.
Questa volta, a differenza del telaio della Galiclis, dove non avevo inserito la colla per piastrelle, sopra al poliuretano intagliato ho messo della colla per piastrelle per rendere lo sfondo un tutt'uno e comunque molto più resistente rispetto a lasciare solamente poliuretano colorato. Essendo queste rane, le Littoria cerulea, delle rane abbastanza pesanti e comunque rane molto casiniste e grandi soprattutto, ho deciso di fare lo sfondo il più resistente possibile. Ho colorato la colla per piastrelle, che era bianca, con questo marrone satinato, marrone molto scuro satinato, così da dare quel tocco di naturalistico e non lasciare spazi bianchi una volta attaccata la fibra di cocco, perché tutti sappiamo che ovviamente attaccando la fibra di cocco col silicone non si riescono a ricoprire tutti i buchi dello sfondo. Quindi, per prendere delle precauzioni in più, ho deciso di colorarlo con questa vernice che mi ha tolto circa un 4 ore della mia vita per farlo, perché ci ho messo veramente tanto. Si è asciugata in poco tempo, ma comunque ci ho messo veramente tanto e devo dirvi che il risultato è spettacolare. La fibra di cocco infine l'ho attaccata con questo normalissimo silicone trasparente impermeabile, che ha reso il tutto più impermeabilizzato, che ha fatto attaccare al meglio la fibra di cocco. Inizia ora una delle parti più belle e più importanti dell'allestimento di un terrario, che è quella dell'inserimento del substrato. In questo caso, come substrato me lo sono studiato bene, ho inserito della lana di perlon alta quanto il livello dell'acqua per evitare che comunque il substrato vada a marcire e diventi un fango unico. Sopra la lana di perlon ho messo una rete per dividere i due vari substrati, i due vari strati di substrato, e ho inserito dell'argilla espansa, come inserisco in ogni paludario, in ogni terrario. Sopra l'argilla espansa ho messo uno strato di terriccio, un mix tra fibra di cocco e terriccio. In questo caso ho messo della sabbia per rendere il tutto più drenante, così che l'acqua che toccava il substrato sarebbe drenata all'interno della zona con la lana di perlon e prima di essa nello strato di drenaggio con l'argilla espansa. Oltre alla fibra di cocco, al terriccio e alla sabbia ho messo anche dei trucioli di legno e dello sfagno. Quindi una volta finito il substrato e praticamente testato tutto il terrario, ho iniziato l'allestimento vero e proprio, quindi ho iniziato a inserire le varie piante. Quindi troverete tutti i nomi che scorreranno per ogni pianta che metterò e niente, godetevi questa bella piantumazione.
Come secondo filtro, oltre all'altro filtro tra virgolette, è una polpetta da 150 litri orari che ho messo opposta all'altra, così da creare un po' più di movimento nell'acqua e cercare di filtrare al meglio quest'acqua. Come filtro in realtà ci ho attaccato un po' di lana di perlon, così da non far incastrare i vari pezzi di terra all'interno della ventola del filtro, ma comunque non è un filtro vero e proprio. Il filtro principale quindi è, diciamo, questa fontanella. Per quanto riguarda il riscaldamento e l'umidità, le Littoria Ceruleae hanno bisogno di un'umidità attorno al 60-70% in tutto l'arco dell'anno, tranne nella stagione riproduttiva, quindi d'estate, che se si vuole far riprodurre la rana bisogna alzare le temperature fino a 90-80%. Comunque in generale, grazie comunque ai consigli di allevatori esperti, tra cui anche Ale che ha la sua Littoria Ceruleae a cedro, ho impostato l'umidità con questo termoigrometro che mi accende e spegne il fogger. La temperatura, utilizzo un tappetino da 14 watt posto nella parte opposta della bocchetta del fogger, raggiunge temperature attorno ai 24-25 gradi. Come illuminazione ho utilizzato questa plafoniera LED con luci rosse, blu e bianche, che servono principalmente per la fotosintesi delle piante. What we do here is go back.